Estorsioni ai danni delle aziende committenti per la realizzazione di parchi eolici. In Calabria sono finite in manette 13 persone tra imprenditori e presunti affiliati a cosche. Tra gli arrestati anche il sindaco di Cortale, paesino del Catanzarese, il 59enne Francesco Scalfaro. Nel corso dell'operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e denominata Via col Vento, sequestrate anche 6 imprese per un valore complessivo pari a 42 milioni di euro. Appurata una sistematica infiltrazione nei lavori per la realizzazione dei parchi eolici nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione di stampo mafioso, estorsione, illecita concorrenza con violenza o minaccia e danneggiamento aggravati dal metodo o dalle finalità mafiose, oltre ad induzione indebita a dare e promettere utilità.